Per il calcio italiano è stata una settimana di affermazioni positive in campo europeo. Sia per la vittoria della Lazio in Champions League sul Bayern Monaco, che del successo del Milan sul Rennes per 3-1 in Europa League, e il importante pareggio della Roma in Olanda contro il Feyenoord per 1-1. E questo si concentra anche sul campionato, che nella settima giornata di ritorno ha proposto i primi due anticipi della serata. Innanzitutto partendo dall'Inter, la formazione di Simone Inzaghi non si ferma più. Rotondo 4-0 a San Siro contro la Salernitana, con le firme di Thuram, Lautaro Martinez, Dumfries ed Arnautovic. In chiave Europa Salvezza vince il Torino contro il Lecce per 2-0 con le firme di Bellanova e Zapata, e per i salentini di Traversa situazione sempre più critica e l'allenatore potrebbe essere in bilico. Per quanto riguarda le partite del sabato, l'attesa è per i riscatti di Napoli e Juventus. I partenopei di Mazzarri, dopo la sconfitta subita all'Opera del Milan per 1-0, cercano il successo contro il Genoa, anch'esso a perdente ad opera dell'Atalanta, mentre la Juventus, in casa battuta a sorpresa dall'Udinese, cerca il riscatto al Bentegodi di Verona contro gli Scaligeri che cercano la salvezza. Il quadro è completato da Atalanta-Sassuolo, con i bergamaschi che vogliono continuare la serie positiva per l'Europa e il Sassuolo per la salvezza.